Ospedale di Fiorenzuola, da domani stop ai ricoveri urgenti. Lo annuncia l'ASL. Prosegue quindi il percorso di messa in sicurezza dell'ospedale unico della Val d'Arda, con l'obiettivo di liberare progressivamente l'edificio, risultato non idoneo staticamente alle attività sanitarie, trasferendo alcuni servizi nel nuovo padiglione e facendone convergere altri sull'ospedale di Piacenza. In particolare, dice l'azienda, il primo impegno è quello di rivedere la distribuzione degli spazi nel nuovo padiglione. Il centro prelievi è già attivo dopo il trasferimento dal piano terra al terzo piano. Gli ambulatori di pediatria e di comunità di preparazione al parto sono già attivi al terzo piano. Gli sportelli CUP sono stati trasferiti dal piano terra al primo piano e saranno attivi dal 7 dicembre. La cappella è stata collocata al terzo piano nell'ex sala riunioni. La distribuzione diretta dei farmaci sarà aperta al pubblico in locali riqualificati al piano terra dal lunedì 9 dicembre. Per quanto riguarda il pronto soccorso, sono iniziati i lavori per trasferire l'attività al piano interrato del nuovo padiglione. Anche la radiologia a servizio del pronto soccorso sarà attiva dal 19 dicembre. Le attività di ricovero di ostetricia, ginecologia, chirurgia, otorino, pediatria e ortopedia saranno progressivamente dirottate con gradualità verso il presidio di Piacenza, dove sono stati previsti 66 nuovi posti letto di degenza. Questa mattina intanto si è svolto un nuovo piccolo presidio di protesta da parte del Comitato contro la chiusura dell'ospedale di Fiorenzuola.